entrando nel merito della mostra, possiamo dire che queste ultime indagini scandagliano la materia pittorica con intenti capaci di riflettere le continue e insistenti domande che pongono l'esistenza nella propria e più vasta dimensione di ricerca. Si tratta di superfici energetiche dai forti contrasti cromatici, con linee di forza verticale oblique, tendenti a suggerire una condizione di stabilità, di movimento. I colori ci rimandano al fuoco nella sua fluidità, al sole rovente del sud, ai frutti maturi della terra, sparsi in rigide regole geometriche, regolate dall'intuito spesso sconosciuto anche all'artista nel momento della creazione. La forza dei rossi, dei gialli, degli azzurri, così espressi, comunicano, informano, seducono, narrano e nel loro dialogare raccontano la vita nascosta tra le pieghe delle velature, costruiti tra le forti dissonanze dei contrasti caldi e freddi, terra e aria. Questa è l'opera non solo da vedere o capire. Guardandola ne abbiamo percezione di gioia, di angoscia, di dolore, di caldo e freddo. La sentiamo attraverso il tatto, l'odore, la mente. Ci emoziona, diventa memoria, dilatazione, condensazione, proiezione, ci disorienta e ci illumina. Ma la vera magia è che affascina, avanzando dagli abissi profondi dell'anima per concretizzarsi sulla superficie, senza dare spiegazioni.